Buonasera cari amici camionari, clandestini e sideline, nella terra della regina Bettina. Abbiamo cambiato aria, completamente aria. Voglio mostrare un pezzettino qui di questa... della logistica inglese. È da una 15 giorni sono qui e trovate questa ditta qua che trasporta, che fa i trazionisti lì per la TNT, praticamente i corrieri notturni. Minchia, sono le prime esperienze con la guida a destra, soprattutto con il camion, che è veramente strano. Soprattutto per fare manovre, abituato a mettere la faccia dalla parte sinistra, stai finissima, sporgersi dalla parte di là, ora sto a mettere di qua. Il giro di volante è diverso. Comunque è strano, tutto strano. Ora siamo qui M20 direzione Birmingham, Manchester, mi dicono loro. Devo fare due consegne lì, una a Kingsbury, Atherstone e Manchester. Comunque è roba velocissima, arrivi nei posti, ti danno subito davanti al cancello, c'è una specie di display, appena arrivi prendi il numero della targa, esce il numero della bay, della porta, dove devi andare a lasciare il rimorchio. Sto facendo confusione già con le parole. Comunque è abbastanza veloce il lavoro. La cosa che volevo far vedere, ragazzi, era questo marasma qui. Io credevo che la tangenziale di Milano e Roma fossero incasinate, ma mi sa che se si mettono tutte e tre, neanche tutte e due, Milano, Roma e Bologna, tutte e tre insieme, non esce fuori questo bordello che c'è qui. Mai visto un lavoro del genere. Da qualsiasi parte che uno gira qui è questo marasma. Il fatto di cambiare non è la mia prima volta, questa è la seconda, la prima mia, come tutti sanno, sono brasiliano, quindi dal Brasile all'Italia. E ora dall'Italia qua ho voluto fare questa esperienza qui, soprattutto per la lingua, perché l'inglese credo che sia importante. Quando uno fa, quando uno, si sposta da una parte all'altra, di solito fa sempre i paragoni. Hai visto cosa c'è di bello qui, cosa c'è di bello là, cosa c'è di brutto qui e cosa c'è di brutto là. Un punto che ci ho fatto caso qui, soprattutto per me che sto girando di notte, è che loro qui per qualsiasi stronzata di notte, di giorno non credo facciano una cosa del genere, perché secondo me blocca tutta l'Inghilterra, ma di notte loro sono abituati a chiudere le autostrade, praticamente la chiudono. Se c'è da fare un lavoretto qui in quarta corsia, loro la bloccano tutta. All'ingresso mettono il cartello e non ci passa più nessuno. Tocca fare cercare delle strade alternative. Per chi conosce, come io ero con un ragazzo visto di qui, se la cava abbastanza bene. Ma per chi non conosce, è un grande pipipipipipi inciulo. Perché loro qui anche ce l'hanno un problema grossissimo, non dico grossissimo, che sono i ponti. Ce n'è un in
l'indice lì di incidenti altissimo, da quello che stavo leggendo, altissimo di incidenti di camion che sbattono sotto i ponti. Guarda, è di Stobart. Ragazzi, questa azienda qua, loro fanno, hanno un programma uguale, identico Ice Road Truckers. Hanno fatto un programma qui, con questa ditta qui, è di Stobart. È uguale, hanno preso degli autisti, autisti loro, hanno fatto questa miniserie, questa serie televisiva con questi ragazzi qua. Non è il livello di della Ice Road Truckers. Eccolo lì, è di Stobart. È famosa qui. Non è a quel livello lì, però è bellina, bellina. Fa vedere un po' la vita loro. Un po' sempliciotto, però è molto bellina. Tra l'altro qui loro in Italia, quando erano in Italia, ancora la consideravano la concorrente della Vabares, perché loro fanno parecchi incidenti qui, soprattutto questi qui con sotto i vari ponti, ce n'è qua. Un'altra cosa che ci ho fatto caso è che non ho preso la mano, non è che l'ho presa, la mano l'ho presa, però viaggio sempre con la... un po' di paura, che loro ce l'hanno il rimorchio double deck, a doppio piano, cioè è parecchio 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 alto. E qui cioè, il clima loro qui è estremamente rigido d'inverno, cioè più che altro il vento, quando inizia a tirare vento qui è allucinante. Qui vicino dove sono ora c'è la Dartford Crossing, che è un ponte altissimo, c'è la il rimorchio lassù, cioè questo qui peso, io non so come fanno quei ragazzi lì a tenerlo in mano, il camion in mano lì con quelli telonati, sempre il double deck. È tremendo, quando inizia a tirare vento qui, vedi, il camion si sposta dalla prima corsia alla quarta. Eccola là giù in fondo. I ragazzi dell'azienda hanno detto che ogni tanto qualche camion casca da lassù per via del vento, soprattutto quando soffia dalla parte opposta, che picchia verso il burrone praticamente. Dice che succedono spesso incidenti lassù, i camion che cascano. È bella alta quei ponti lì, parecchio alto. Settimana scorsa che passavo lì c'avevo sempre il double deck, ho dovuto mettere il camion nella corsia, quella di mezzo, tra la seconda e la terza corsia, perché c'avevo paura. C'avevo veramente paura di passare lì. E picchiava di brutto il vento. Questo è l'ingresso di Londra. Qui siamo alle porte di Londra. Qualsiasi momento che uno passa qui, sia mattina, sera, pomeriggio, notte, è sempre questo casino. È incredibile. Per chi arriva, l'autista deve stare parecchio attento con l'altezza del rimorchio, perché ce n'è due gallerie, quella a sinistra è quella più bassa e quella a destra è quella un po' più alta. Io che ho il double deck ora devo passare in quella a destra, che è un po' più altino il rimorchio. Se per caso qualcuno c'ha il rimorchio oltre il limite dell'altezza, loro c'hanno dei sensori, una specie di catenina, che appena il rimorchio tocca quella catena lì, suona tutto, inizia a suonare e c'è una sbarra, si chiude davanti ai camion.
e c'è una via di fuga. Il cane deve andare su questa via di fuga, andare in su e aspettare che arrivi la polizia per levarlo di lì. Da tutte le strade che ho fatto qui ho visto di pedaggio, ho visto solo questo qui e un altro lassù vicino a Birmingham. Ce n'è un altro lì a M6, ce n'è un altro lassù, ma non ha... Loro dicono che è a pagamento le autostrade qui, ma io di pedaggio ho visto solo questo qui, che questo qui è solo per passare sotto i ponti, sotto il fiume, che c'è il fiume Itamigi qua. Il ponte passa sopra, la galleria passa sotto i fiumi. Ho visto solo questo qui e un'altra là su in cima, poi di caselli io non ho più visto. Dalle passe! Quella macchina lì è Vosa, che è la polizia stradale loro qua, si chiama Vosa. Un'altra cosa ci ho fatto caso, loro ce l'hanno più telecamere che macchine a giro. Qui piove verbale a livelli smisurati, ma smisurati, fanno verbali, è allucinante. C'è ogni tabellone di questo là, con i cartelli stradali, c'è un velox. Oltre a vedere il cartello c'è scritto 50. Poi a un certo punto cambia, perché alla seconda del traffico che sta succedendo cambia. L'ho presa quella più lenta. Madonna, buona. E di là era buona, guarda. Cambia la velocità, passa da 50 a 40. E in quella frazione lì, appena loro cambiano la velocità, cambia anche il sensore del velox. E quindi lì giù pioggia di verbale. Vedo più flash qui di notte. Siamo un servizio fotografico. Anche queste gallerie qua c'è un sistema di sorveglianza estremamente accurato, perché non so se in questa o Black Hole Tunnel, che è di là, nella North Circular 406, dice che un autista straniero, cioè con la guida sinistra, e uno di quelli della Stobart. Quelli della Stobart si è messo in sorpassa qua sotto, sono toccati. Sembra che abbia preso fuoco uno di loro, quindi caos totale. Quindi sono parecchio rigidi qui, queste gallerie qua. Le cisterne. C'è un'area di parcheggio lì appena all'ingresso. Tutte le cisterne che arrivano devono fermarsi lì. Quando arrivano a 3-4, passano tutte insieme con la scorta sia davanti che dietro. Non fanno andare loro da soli. Guai a chi supera i limiti qua sotto. È 40 miglia. Sarà circa 60 all'ora. Guai. Sempre questi cavoli di sensore e telecamera dappertutto. Appena arrivi dalla parte di là c'è il Vosa che sta aspettando. Quindi altre inculate. E qua sotto è più grave ancora. E nulla. Un pezzettino di là. Poi piano piano riprendo altre cose, a parte che io il lavoro che sto facendo ora, il corriere, non è che faccio grosse sfacchinate, però c'è un sacco di cose interessanti. Ah, un altro particolare che i ragazzi lì di lavoro mi chiedono spesso, per le ore, perché in Italia c'è sempre il problema delle ore, che non
sono poche le ditte che fanno rispettare. Questa cosa mi ha colpito qua, che qui non ci sono cazzi, scusando i termini, ma non ci sono azzi. Dove tu sei, sei, ti devi fermare. Ho visto, ero con un altro ragazzo, siamo andati a fare una consegna lì in centro, vicino al centro di Londra. C'era un casino di macchine ferme, completamente bloccato il traffico, perché c'era un camion in corsia fermo. E si chiedeva se fosse bloccato per guasti o qualcosa. Invece lui era lì tranquillo che aspetta, che stava facendo i break. Gli era finite le ore, non c'era posto dove andare. Lui tranquillamente ha messo quattro frecce, il birillino uno dietro e uno davanti, si è messo lì, ha chiamato la polizia e dice: mi sono finite le ore e sono in questa via da, che devo fare? La polizia arriva con la macchina loro e ti spostano in un luogo più sicuro, ma ti devono venire loro, perché loro poi dopo fanno la strisciata, timbrano dietro, mettono in timbro, firmano. E se in un futuro se succede qualcosa, a parte qui i controlli in camion inglese, l'ho visto che è veramente poco, perché la Ivosa viene, fa il controllo dentro le aziende, non controlla gli autisti a giro. Loro una volta al mese, al mese credo, prendono una macchina, uno o due macchine alla seconda dell'azienda, e fanno il controllo su quella macchina. Se c'è qualche cosa, l'autista ha superato le ore, velocità, tutto quanto, l'azienda deve far vedere alla polizia che ha fatto l'avvertenza a questo autista qua, perché sennò loro prendono la responsabilità. Cioè loro verificano prima chi è stato il responsabile per quell'infrazione lì. Cioè quando arriva i dati alla polizia di quei mezzo lì, e c'è è uscito con le ore o la velocità, loro chiedono chi era sui camion e perché ha fatto questa cosa. E lì sta l'azienda. Se l'azienda ha le carte da comprovare che ha fatto l'avvertenza all'autista, non succede niente. Se non succede niente, attenzione, non succede niente all'azienda, il verbale va all'autista. Se l'azienda non ha niente in mano da far vedere alla polizia che non ha fatto l'avvertenza all'autista per questa cosa qua, prendono la responsabilità loro. Lì lasciano stare l'autista e se la prendono con l'azienda. Cosa che quando mi hanno detto ero... non ci credo. Infatti loro chiedono... tutte le cose che succedono durante la giornata lavorativa devi rendere conto, tutto mettere su questo diario di bordo e dare a loro. Se è andato fuori di un minuto, se la velocità è andata fuori, qualsiasi cosa, deve far vedere a loro. Loro mettono in questa cartella mensile e poi alla fine del mese lo mandano alla polizia per i loro controlli. Se loro, l'autista dice: sono uscito con le ore di 20 minuti, lì l'azienda vede un pochino come fare, vabbè, se era vabbè la prendiamo noi, se no lo fanno subito la lettera di avvertenza, la mettono in questa cartella, quando arriverà il giorno di rendere conto alla polizia, loro: guarda, abbiamo fatto l'avvertenza all'autista, l'infrazione è gravissima, è grave, quello che è, e lì sono a posto. E niente! Poi piano piano raccontare altre cose, che tanto sono alle primine. Racconto un po' di cosine che succede qui. Ciao ragazzi! Un bacione! Clandestine sideline! Ciao 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 ciao!